Allora, il film mi è venuto dalla mia esperienza con il mio film che ho fatto 8 anni fa di documentario, seguendo una donna delinquenta e che mi ha fatto conoscere altre donne che ho frequentato 8 anni. E dunque ho molto visto, sentito, vissuto con le famiglie e ho visto questa violenza, è entrato in me e ho avuto il bisogno di scrivere per raccontare la storia in Nurarev. Nurarev è la storia di una donna che non ama più il marito, che ama un altro uomo e che sogna di avere un'altra vita, perché il marito è un delinquente, è in prigione, ma il marito esce. E tutta la storia comincia per Nura, che deve stare perfetta, perché c'è una legge in Tunisia che dice che l'adulterio è punito da prigione per i due, lei e l'amante, e dunque lei deve, e il suo amante si trovano in una situazione molto delicata. Dei registi non ne ho molto, amo molto Bergman, e se dovevo dire un film, Sunrise, Murnau, che è un vecchio film di 1929, è un bellissimo film. È anche una questione di passione fra un uomo e due donne. Grazie a voi, grazie al Torino Film Festival, sono felice di essere qua. Grazie.